Allo stadio Bellucci di Agliana, la 38esima giornata del girone D di Serie D, la porta a casa la capolista e promossa Gian Erminio per 1-0 grazie al gol di Messaggio al 19esimo del primo tempo. Partita chiusa dal primo minuto, con l'aglianese pronta a sfruttare le ripartenze. La Gianna però è impeccabile, facendosi vedere per la prima volta dalle parti di Spurio al 15esimo, prima del gol che arriva da corner al 19esimo, dove è perfetta la zuccata di Messaggi a sbloccare la partita. L'aglianese prova a rispondere dall'altro lato con rimedi, ma non basta contro questa Gian Erminio. L'ultimo squillo dei primi 45 minuti è di Mariani, più pericoloso dei neroverdi, che però non impensierisce i Magni. Squadra negli spogliatoi, con gli ospiti avanti per 1-0. Il secondo periodo vede un'agnanese più propositiva per cercare il pareggio. Tuttavia i ragazzi di Mister Cappella tengono botta senza soffrire troppo gli assalti neroverdi. L'ingresso di De Saga Stizzabal ha impensierito in un paio di occasioni la difesa bianco-blu, ma la porta ospite rimane inviolata fino al 90esimo. Finisce quindi la partita e la stagione dell'Aglianese, che esce sconfitta al Bellucci per 1-0 contro la capolista, che ha festeggiato la promozione al termine dei 90 minuti. Abbiamo fatto la disattenzione sul gol, sul calcio d'angolo loro, però la squadra ha continuato a giocare e in alcune circostanze non siamo stati fortunati, però a me mi interessava l'atteggiamento, l'atteggiamento è stato quello giusto e non di una squadra che ha le valigie pronte per andare a casa, ma di onorare, come detto prima, il campionato. Siamo stati costruiti per fare una salvezza tranquilla e probabilmente ci siamo salvati domenica a Prato, però io penso che la salvezza sia arrivata 5 giornate fa contro il Forlì. Con 49 punti eravamo già abbastanza tranquilli, anche se non c'era la matematica.